grave. Per decenni ho sentito dire, beh, dai giustizialisti, cioè, no, niente stato di polizia, la giustizia, la democrazia, la libertà e il rispetto delle persone, ma è talmente elevato che una società, per esempio, in questo piccolo campo, non dovrebbe punire un innocente, meglio 10 colpevoli liberi piuttosto che un innocente accusato o giustiziato o in galera o punito o multato. La lenta cottura della rana italica e non solo ha portato a perdere non solo il senso, già questo basterebbe, del diritto, ma anche addirittura quei piccoli diritti, quelle piccole concezioni logiche. Oggi sono delle leggi che, con la scusa, ma ci saranno sempre state, però oggi, dove dicono di essere i migliori dei mondi possibili, la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità, tutte queste cose, quindi c'è anche l'ipocrisia e la falsità, ma ci sono delle leggi che vanno, con la scusa di colpire il delinquere, il riciclaggio di denaro sporco, lo sfruttamento del lavoro nero, l'evasione fiscale, trattano tutti gli italiani come evasori fiscali, come se fossero tutti delinquenti, tutti sfruttatori di lavoro nero, tutti riciclatori di denaro sporco. Cioè, il fatto della limitazione del contante, per esempio, o il fatto che devi ripagare già tassato, con milioni di tasse imposte, e devi ancora ritassarlo, perché così puoi dimostrare, anzi puoi pagare, perché sei, nel momento in cui tu decidi che il tuo contante, magari i tuoi risparmi, no? Uno risparmia 1000 euro all'anno, dopo 20 anni sono 20.000 euro, oddio, vai a portarli in banca, perché non li puoi spendere tutti, perché altrimenti sei fuori legge. Allora li vai a portare in banca e ti dicono, devi avere un conto bancario, quindi deve essere pagato, perché se fai quelli là online facilmente non puoi neanche depositare del denaro in contanti. Vai a depositarlo, giustificalo, cioè l'onere della prova a carico dell'accusato, 25 secoli di diritto romano buttati nel gabinetto, e poi non puoi dimostrare, devi pagare avvocato, ma giudice, cioè il giudizio, perché per dimostrare che li hai risparmiati, anziché no, paga il 20-30% e stai a posto. Quindi vuol dire che di fatto io ho accettato di passare per quello che non sono, cioè un riciclatore di denaro, io, insomma, l'italiano. Ma questa cosa non è che avviene, cioè fosse efficace, chi è veramente delinquente magari ha già superato questo problema, e indubbiamente questo limite del contante non lo tocca più di tanto, ma resta il fatto che tocca i 65-70 milioni di italiani, tutti considerati delinquenti. Quindi uno Stato che ti considera delinquente, l'amministrazione, il fisco, l'agenzia delle entrate, il comune, i tuoi rappresentanti, quelli che sono a stipendio, quelli che dovrebbero essere i rappresentanti che lavorare per il popolo, invece si ritrovano a trattare questo popolo in baranza, cioè come un delinquente, e questo popolo che si sta. Quindi quanti sono i mafiosi, quanti sono i delinquenti, quanti sono i ladri, non importa, tutti a priori siete così, poi dovete dimostrare voi di non esserlo, e se non ci riuscite pagate come se lo foste, quindi accettando di essere. Incredibile, ma questo è un ladrocinio, signori. Vengono a mettere le mani in tasca in tutti i modi. E tra l'altro poi, vabbè, vogliamo parlare dell'utilità di questi soldi che vengono dati al fisco, di come vengono utilizzati, se non per distruggere. Infatti si sta distruggendo anche etnicamente questa gente che aveva ancora concezione di qualche diritto, sostituendola con gente che non ne ha, e così da poterli fregare in partenza, senza bisogno neanche di subire qualche protesta, sebbene in Italia ce ne siano molto pochi al riguardo. L'utilità, quindi, di questo, l'efficacia di queste misure, ma è chiaro che non si ha la capacità, ma non si ha proprio la volontà di andare veramente a colpire il problema che magari c'è, il mafioso, il ladro, il delinquente, l'evasore, eccetera. Però poi il senso stesso delle leggi, della società, a questo punto ci si chiede, ma io perché devo stare in una società? La società non dovrebbe essere un qualcosa che
ti dice come vivere, ti concede di vivere. La società dovrebbe essere un'organizzazione in grado, abbastanza grande da comprendere e in grado di gestire l'unione tra pari. E l'unico modo di essere pari, di essere nobili, di essere liberi, di essere individui cittadini nel vero senso della parola, non sudditi o sottomessi, è quello di essere padrone. Ognuno deve essere padrone del suo minimo indispensabile, quantomeno del suo minimo indispensabile, per poi potersi raffrontare, rapportare in una società, in una organizzazione sociale che, rispettandolo, cerca di farli, di raggiungere gli obiettivi comuni, di tutelare certe cose, ma non lo fa. Di fatto si viene sempre a essere invece una qualcosa che va a opprimere, a sfruttare, perdendo il senso della società, della legge. È chiaro che c'è un abisso tra la giustizia e la legalità, e questo è molto molto grave, signori. Rendersene conto, anche questo fa parte della concezione dell'essere, perché l'essere, signori, è qualcosa, è un non qualcosa, è al di sopra di tutto, non è la materia, non è l'oggetto. Noi non siamo oggetti, ingranaggi, consumatori, non siamo nemmeno animali o piante, siamo esseri umani, esseri viventi e umani, quindi dotati di spirito, di qualcosa che si dovrebbe imporre, un mondo superiore che dovrebbe regolare quello che fa parte di esso. Ecco, ricordiamoci, ricordiamoci chi siamo. Ave. Ah,